Benvenuti telespettatori di TRC, ricomincia quest'oggi il Bristol Talk. Come vedete non ci troviamo nella sala della comunità Bristol, anche se speriamo di tornarci il prima possibile. Abbiamo deciso di proseguire la nostra serie di incontri attraverso la modalità telematica. Abbiamo scelto di raggiungere con il mezzo informatico i nostri ospiti onde ridurre al minimo i rischi e rispettare così le normative appunto sul coronavirus. Oggi parliamo di responsabilità sociale e di impresa, lo facciamo con due grandi protagonisti del nostro territorio, con Daniele Lavaglia, direttore generale di Emilbanca, e Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a voi. Semplicemente partiamo appunto mettendo in chiaro che cosa significa responsabilità sociale di impresa all'interno di due aziende come le vostre. Qual è il perimetro valoriale nel quale questo tema si iscrive? Partiamo da Granarolo, presidente Calzolari. Sì, beh, io dico sempre quando si parla di questo argomento che intanto noi siamo un gruppo cooperativo, quindi per noi la responsabilità sociale di impresa è uno dei principi, no, fondamentali del come fare impresa. Quindi una responsabilità solidale nei confronti ovviamente dei nostri soci, e questa è una classica formula cooperativa, ma soprattutto quando si assumono delle dimensioni significative o una funzione anche rilevante, credo che debba scattare immediatamente anche il principio della responsabilità d'impresa nei confronti della comunità all'interno della quale poi sviluppa in questo caso l'allevamento, la produzione, la commercializzazione del latte, ma vale per qualsiasi altro argomento. Quindi diciamo che è un po' un faro ispiratore che cerca in qualche modo di marcare la differenza. In primo luogo ovviamente all'interno del gruppo e quindi dei nostri soci sentiamo forte la necessità di preservare la filiera e soprattutto di dare alla filiera una prospettiva. Nei confronti della comunità, evidentemente oggi è facile declinare queste considerazioni in una logica di sostenibilità, per cui noi siamo molto consapevoli che stiamo utilizzando delle risorse che non sono infinite, quindi terra, acqua, oggi tocca dire anche aria, energia, e quindi abbiamo forte la consapevolezza che dobbiamo usare tutto questo consapevole di lasciarlo nelle migliori delle condizioni una volta che la nostra attività in qualche modo si esaurisca o prosegua in attività da consegnare ad altri. Parlava il presidente Calzolari di natura cooperativa che fa la differenza. È ancora così, direttore Lavaglia, lei che vede tante aziende, tante imprese, oppure oggi il mercato insomma trascina altrove? Guardi, io credo che i valori della cooperazione siano oggi più che mai importanti, anzi mi pare che proprio questa situazione ambientale così drammatica faccia emergere ancora di più l'esigenza di avere molto molto chiaro un faro che è quello della responsabilità sociale, quello dell'attenzione alle persone. Il nostro statuto all'articolo 2 ci impegna a mantenere dei comportamenti importanti sui territori, dove recita che oltre che l'attività naturalmente economica, che è primaria ovviamente, essendo una banca, dobbiamo anche operare per una crescita responsabile e sostenibile dei territori nei quali operiamo. Crescita responsabile e sostenibile oggi è molto di moda, no? Sono due termini che usano in molti. Pensiamo che invece noi siamo antichi, noi siamo nati 130 anni fa, quindi mi permetto di dire che chi ha pensato a questi nostri obiettivi sociali aveva una visione di lungo periodo. Ecco, noi riteniamo di poter continuare a operare con quello spirito, certo in un contesto radicalmente diverso, ma che certamente ci permette di segnare la nostra differenza, la nostra identità. Abbiamo raccontato dunque il perimetro valoriale della responsabilità sociale di impresa. Ora vorrei mostrarvi un piccolo stralcio dell'intervista del professor Zamagni che abbiamo registrato prima che l'epidemia di coronavirus investisse il paese, e ci ha raccontato il professore quali sono le radici culturali della responsabilità sociale e come gradualmente si è affermata nel sistema economico. Lo ascoltiamo. La nozione di responsabilità sociale dell'impresa nasce
nel 1953 in America, quando un economista del posto pubblica un saggio nel quale appunto afferma essere giunto il momento in cui le imprese non possono pensare solo alla quadratura dei conti e alle proprie conquiste di mercato, ma anche hanno degli obblighi nei confronti della società. La cosa in America subito sollevò un polverone. Milton Friedman la criticò, come è facile immaginare, e uscì nel 1970 con la famosa intervista sul New York Times in cui diceva: Milton Friedman, il fondatore del neoliberismo, c'è una sola responsabilità dell'impresa: massimizzare i profitti ad ogni costo. Ovviamente poi le cose sono anche in terra d'America cambiate, e alla fine, all'inizio degli anni 90, devo dire che Milton Friedman è stato molto onesto intellettualmente nell'ammettere di aver sbagliato. I risultati d'impresa non sono frutto solo di quello che il management riesce a fare e ottenere, e questo va riconosciuto, ma anche di quelle altre categorie di soggetti che si chiamano stakeholder, che letteralmente vuol dire portatore di interesse. E chi sono gli stakeholder? I lavoratori, i fornitori, i clienti e la comunità, il contesto di cui ho parlato. Ovviamente poi ci sono gli azionisti che investono nell'impresa il proprio capitale. Ecco allora che questa idea della responsabilità sociale dell'impresa oggi è accettata da tutti, talmente da tutti che, come sappiamo, il 19 agosto dell'anno scorso in America la Business Roundtable, che corrisponde più o meno alla nostra Confindustria, 181 CEO, Chief Executive Officers, che vuol dire amministratori delegati, delle più importanti corporation americane, più importanti a livello mondiale, e i nomi ormai sono quelli che tutti conoscono, hanno firmato questa dichiarazione nella quale loro affermano esattamente che è giunto il momento in cui all'impresa si chieda non solo di fare profitto, ma di anche concorrere al progresso sociale e civile delle comunità in cui si opera. Ecco, attualizziamo allora il tema della responsabilità sociale d'impresa, che abbiamo visto con quanta fatica è arrivata piano piano ad affermarsi, al nostro periodo, a quello del coronavirus, ai tempi del coronavirus, come diciamo già nel titolo della nostra puntata. Presidente Calzolari, Granarolo è tra quelle realtà che non si sono mai fermate, non hanno mai vissuto un vero lockdown. Come avete reagito a questo periodo e come siete riusciti a garantire anche la sicurezza di quelli che sono i primi stakeholders, come diceva Zamagni, dell'azienda, ossia i lavoratori? Sì, noi, essendo nel campo dell'agroalimentare, della produzione di cibo, abbiamo, diciamo, questo privilegio di poter lavorare anche durante questo periodo così incredibile che stiamo attraversando tutti. È un privilegio faticoso, perché ovviamente comporta adeguare l'organizzazione produttiva a quello che ci sta capitando intorno. Però comunque io ritengo che sia una grande fortuna, perché insomma sappiamo che tante altre aziende in questo momento vivono un momento di grandissima difficoltà e temono ancora più di quanto temiamo noi quello che potrà essere il futuro. Noi sì, siamo partiti cercando di preservare due corpi, diciamo, di per noi altrettanto importanti: il corpo dei produttori. Quindi ci siamo impegnati a che, nonostante la situazione, neanche una goccia di latte dei nostri soci andasse perduta, perché questa è fondamentalmente la nostra missione. Cioè, noi nasciamo come cooperativa per consentire ai produttori di latte, appunto associati in cooperativa, di valorizzare il frutto del loro lavoro. In questo caso è latte, se fosse frutta sarebbe altrettanto, ma nel caso di specie è latte. Quindi abbiamo organizzato in modo che tutte le procedure di raccolta fossero garantite, quindi gli automezzi sanificati, le persone con i dispositivi individuali e quant'altro. Ma diciamo, questo è la cosa meno gravosa, anche se teniamo conto che la quota più importante dei nostri soci vivono nelle città più colpite, vivono nella zona di Lodi, di Cremona, di Mantova, di Bergamo,
e poi non solo, perché è tutta Italia, ma lì abbiamo un nucleo molto importante, per cui una particolare sensibilità. Altrettanto abbiamo ritenuto fin da subito di dover cercare di tenere la malattia fuori dagli stabilimenti. Abbiamo 14 stabilimenti, 2.000 persone, e fin da subito abbiamo isolato i singoli stabilimenti, non si entra se non specificamente autorizzati, le persone degli uffici lavorano da casa, i dirigenti lavorano utilizzando gli strumenti che stiamo utilizzando noi adesso, per cui ogni giorno c'è un comitato di crisi che in teleconferenza riunisce una decina, che a volte diventano anche 15 persone che si occupano delle varie funzioni. Dentro gli stabilimenti tenete conto che noi produciamo cibo, quindi la sicurezza alimentare è anche una grande attenzione all'igiene, ovviamente, per cui non è stato difficile pensare alle mascherine, perché le abbiamo già, le cuffie perché le abbiamo già, eccetera, ovviamente con un'attenzione ancora più importante. Quindi una risposta molto veloce che io credo potrà anche fare scuola per quella che sarà la fase 2, la ripartenza. Questo speriamo davvero di vederla a breve, questa ripartenza. Su questo penso proprio che sia una considerazione importante. Tutto l'agroalimentare ha prodotto e non è più difficile produrre, che so, una lavatrice che fare delle mozzarella dal punto di vista della sicurezza, no? L'importante, Presidente, è garantirla questa sicurezza, insomma, certo. Ma le chiedo, c'è stata una risposta di solidarietà anche, come dire, più ampia nei confronti, direi, proprio dell'intera società? Ho letto della spesa che viene portata a casa, ci racconti? Allora, abbiamo cercato con questa logica che dicevamo all'inizio, ci siamo fatti carico nei confronti della Protezione Civile della Lombardia e dell'Emilia, di contributi economici e di contributi di materiali importanti, che vanno da una dotazione di mascherine. Sappiamo che per settimane le mascherine erano un oggetto introvabile, quindi noi avevamo un fornitore già consolidato in Cina, abbiamo comprato le nostre, abbiamo comprato anche per la Protezione Civile una dotazione. E abbiamo messo a disposizione dei prodotti di tutte le associazioni che in questi giorni stanno cercando di dare una mano sia ai volontari della Protezione Civile, ma anche alle tante persone che sono in difficoltà, per cui sono tantissime le comunità, le associazioni, gli enti che ci hanno chiesto una mano in termini di prodotto. E poi abbiamo pensato, siccome non abbiamo i bar da servire, abbiamo dei mezzi che stanno fermi, sperimentiamo questa nuova esperienza, per cui oggi Bologna e Modena e le due territori metropolitane, diciamo così, e da qualche giorno anche Milano, consegniamo a domicilio, a chi ritenga di entrare nel nostro sito, la spesa, cercando ovviamente con un'attenzione particolare agli anziani, ma anche alle famiglie. Oggi sappiamo che, insomma, è complicato tutto, quindi se qualcuno ci porta a casa la spesa si risolve un problema. Ecco, una risposta, dicevo, molto forte anche da parte di Emilbanca, ma direi più latamente dell'intero sistema bancario, che per alleviare in qualche modo le conseguenze del coronavirus e per organizzare la ripartenza si sta dimostrando indispensabile, sempre più lo sarà nei prossimi tempi. Ci dica qualcosa riguardo questo? Le iniziative che abbiamo preso, diciamo che sono di due ordini, quelle interne prima di tutti, l'attenzione quindi ai collaboratori, abbiamo cercato di creare meno possibilità di contagio possibile, anche noi peraltro, noi siamo stati di una delle aziende partite per prima in tempi non sospetti, nel senso che ormai da due anni abbiamo attivato un'attività di smart working, che quindi ci è stata molto utile in questo periodo, avendo già sperimentato la procedura. Quindi oggi abbiamo tutte le nostre filiali aperte, in alcuni periodi le abbiamo chiuse, alcune anche perché purtroppo alcuni nostri colleghi erano stati contagiati, quindi dovevamo sanificare gli ambienti, siamo arrivati a un massimo di 10 filiali chiuse, quindi non poche. Appena risolto il problema, ovviamente le abbiamo riaperte. Oggi siamo operativi sulle 5 province della regione Emilia-Romagna, più una in Lombardia, e i nostri colleghi stanno lavorando un po' più in sicurezza. Per quanto riguarda invece lo stakeholder clienti e soci, voglio ricordare che noi abbiamo 150.000 clienti e 50.000 soci, quindi un cliente su tre è socio della banca. Ecco, abbiamo in questo caso attivato immediatamente attività di supporto. Ci stiamo rendendo conto in questo periodo quanto la banca, visto che lo diciamo, le banche in genere
le banche locali in particolare, lasciatemi dire, abbiano un'importanza enorme sotto l'aspetto economico del nostro paese, ma non solo. E quindi abbiamo attivato, mi permetto di dire con un pizzico di così di modestia, abbiamo chiuso la prima operazione di anticipo cassa integrazione con IMSS, lo posso dire apertamente perché è stato anche riportato dalla stampa, con i collaboratori di FICO, che sono ovviamente la struttura per forza è dovuta chiudere, quindi noi abbiamo anticipato già dopo una settimana dalla chiusura la cassa integrazione, quindi con un'operazione molto, molto veloce e credo anche molto gradita, lo stiamo facendo per altri, stiamo avendo contatti per risolvere problematiche di tutte le associazioni di categoria del territorio nel quale siamo presenti, le 5 province della regione Emilia-Romagna, con non solo le associazioni di categoria ma anche enti pubblici, per cercare appunto di arrivare il prima possibile a dare risorse economiche a delle attività che temiamo che in caso contrario potrebbero non riaprire. Importante quindi la relazione con le istituzioni, direttore, ma le chiedo, le banche sono spesso percepite come le istituzioni del sistema economico verso le quali nutrire così una qualche sfiducia? Ci sono stati grandi scandali che hanno attraversato il sistema bancario, la stessa crisi del 2008 nasce nel sistema bancario. Come si fa? Come fa una banca locale a vincere questi che sono ormai consolidati pregiudizi e ottenere la fiducia della collettività in cui opera? Se ci racconta anche fuori dalla logica dell'emergenza che stiamo vivendo in questo momento. No, questa è una domanda assolutamente importante e interessante. Io credo che concordo sul fatto che la reputazione in genere delle banche non sia certamente ai primissimi posti, credo che sia il penultimo, l'ultimo credo che sia le assicurazioni. E quindi dobbiamo scalare delle posizioni, però bisogna fare dei distinguo. Io ho una percezione molto forte di attenzione nei confronti delle banche locali e cooperative in particolare. Lo dico perché quello che fa la differenza per ottenere la fiducia a cui lei faceva riferimento sono i comportamenti coerenti. Noi non possiamo raccontare delle cose, che siamo vicini alle comunità, che ascoltiamo i clienti, ascoltiamo i soci, siamo proattivi, diamo sostegno e poi in realtà queste cose non le facciamo. Noi riteniamo che l'elemento principale sia la coerenza. Tenga conto che quando una volta al mese noi deliberiamo l'ingresso di nuovi soci nella nostra azienda, sono anche quest'anno in tempi così difficili sono 250 al mese, noi facciamo anche operazioni di educazione alla identitaria, cioè gli raccontiamo chi siamo e cosa ci contraddistingue dal resto delle banche commerciali. A me è capitato spesso, a me piace fare questi incontri, perché i clienti spesso restano stupiti delle cose che stiamo raccontando, anche sugli obiettivi che noi abbiamo, che non sono solo di natura economica, ma sociali, e capita spesso però di sentirsi anche dire, attenzione, vi verremo a raccontare, vi verremo a chiedere conto dei comportamenti incoerenti con queste enunciazioni. Questo è quello che ci fa operare in modo corretto, è quello che credo abbia in questo momento ci abbia permesso una grande fiducia, di ottenere fiducia. Noi siamo una banca che ha un trend di crescita di gran lunga superiore alla media del sistema, quindi io non trovo una motivazione diversa se non quella della fiducia che ci viene riconosciuta. Ecco, direttore, le chiedo, l'attività economica non rischia di essere in qualche modo gravata, zavorrata dall'orientamento sociale di una impresa o nel vostro caso di una banca? Come si fa a coniugare, ci spieghi meglio, come si fa a coniugare successo economico e orientamento sociale, importanza che viene data alle ricadute sociali del proprio agire? Guardi, io non solo non credo che questo sia una zavorra, ma credo che sia un vantaggio. Se ne stanno rendendo conto anche le grandi società, lo diceva prima Zamani. Devo dire che in questo caso lo stanno facendo non tanto per un problema di ordinamento sociale, di orientamento sociale, quanto economico. E consideri che 2 anni fa l'amministratore delegato di BlackRock, che è la più grossa ente di investimento, aveva dato disposizione di non investire in aziende che avevano un atteggiamento non consapevole rispetto all'ambiente. Non l'aveva fatto perché credeva, probabilmente questa è la mia interpretazione perlomeno, esclusivamente per problemi di ordine sociale, ma perché quell'investimento era rischioso. Perché quando una petroliera si rompe e disparge il petrolio nel mare, crea dei danni mostruosi, quindi se hai investito
in quell'azienda probabilmente non guadagni meno. E il banca, per non dire dirsi addosso che sta comportandosi correttamente, ha chiesto prima banca in Italia il rating sociale. Noi siamo stati analizzati ormai da 4 anni, da una società da 5 anni, da una società internazionale che attribuisce il rating sociale. Il rating sociale misura diversi elementi, tra questi due: la capacità della banca di raggiungere gli obiettivi sociali e l'attenzione al cliente, cioè l'attenzione agli interessi del cliente prima di quelli dell'azienda. La nostra soddisfazione è quella di aver avuto un A- come assegnazione di rating. Presidente Calzolari, tra gli obiettivi sociali che si pongono, tra quelli importanti da ottenere nei prossimi anni, c'è la sfida ambientale. State reagendo anche in questa direzione? Noi produciamo cibo, quindi chiaramente svolgiamo un'attività economica imprenditoriale e inevitabilmente ha un impatto. Però non possiamo giustificare col fatto che, siccome produciamo cibo di buona qualità, possiamo immaginare che ci possa essere consentito tutto. Anche perché questo oggi, in parte, vado ancora una volta, seguo la riflessione che stava facendo prima Daniele Ravaglia, è un fattore economico. Oggi noi abbiamo un consumatore responsabile che, quando fa una scelta di acquisto, premia anche i comportamenti responsabili. E comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, degli animali, della sostenibilità in particolare. Quindi cosa stiamo facendo? Abbiamo deciso di aprire una iniziativa di contrasto intanto a tutto quello che è spreco. Quindi anche in questi giorni ci stiamo battendo come dei leoni per avere un provvedimento che allunghi la vita, diciamo così, la durata del latte. Il nostro latte si fa nelle stalle, ovviamente, quindi deve uscire una materia prima di buona qualità. Se la materia prima di buona qualità, trattato come viene trattato il latte fresco, oggi dura abbondantemente i 12 giorni. La legge dice che dura 6 giorni. Questo significa che noi buttiamo via del latte ed è uno spreco incredibile, perché dietro quella bottiglia di latte c'è della plastica, dell'acqua, del foraggio, del lavoro, dell'energia. Tutto viene buttato. Quindi una lotta allo spreco, ovviamente non solo attraverso questo provvedimento, ma attraverso anche delle accortezze nella gestione del magazzino e quant'altro, perché è un fatto immorale. Non possiamo sprecare in un momento come questo. Un contrasto alla plastica: ben prima della plastic tax noi ci siamo dati degli obiettivi, la riduzione dell'utilizzo di plastica attraverso la plastica, il riciclo della plastica che serve per le nostre bottiglie. Abbiamo un problema che non si trova in Italia, non c'è materiale riciclato, dobbiamo comprarlo all'estero. Perché? Perché non c'è una filiera del riciclo. Quindi abbiamo suggerito di mettere dei raccoglitori di bottiglie di plastica, di PET poi in particolare, in modo che possa essere recuperato anche attraverso la gestione dei supermercati, le municipalità, con un piccolo premio a chi si comporta in modo virtuoso, e poi sostanzialmente il riutilizzo invece da un altro lato, l'utilizzo delle deiezioni animali per produrre energia, in modo da avere un ciclo virtuoso. Negli allevamenti si può produrre biogas, si può produrre biometano, e quindi il mio sogno è andare nella stalla dei nostri soci, caricare il latte e fare il pieno al camion. A questo punto il camion, come dire, il mezzo, il ciclo è davvero virtuoso, perché stiamo parlando proprio di completamento dell'idea della circolarità. Non è facile, perché dobbiamo farlo insieme. Bene, è importante anche e soprattutto quando lei dice dobbiamo farlo insieme, perché se le tecnologie ci sono, la volontà delle imprese c'è, a quel punto tocca alla politica ottimizzare, come poi si fa già in tanti altri stati europei. Pensiamo alla cauzione sulla plastica a cui lei alludeva prima. Insomma, si può fare, bisogna andarci dietro, come diciamo dalle nostre parti qui a Bologna. Bene, ora vi facciamo vedere un altro piccolo stralcio dell'intervista del professor Zamagni a proposito delle frontiere verso le quali la responsabilità sociale di impresa può condurci, e in particolare verso la frontiera di una distribuzione più equa della ricchezza. Ascoltiamolo.
Oggi le imprese, quasi tutte sostanzialmente, pubblicano annualmente accanto al bilancio d'esercizio il bilancio sociale, nel quale raccontano e danno conto di quanto hanno realizzato nel corso dell'anno. Ovviamente è un'informazione utile, ma non basta. La vera oggi sfida è esattamente questa: come fare in modo che le capacità e le conoscenze che sono a disposizione dell'impresa possano essere messe al servizio, assieme ad altri soggetti della società, per promuovere quello che chiamiamo una prosperità inclusiva. Non basta parlare di prosperità, e tutti la vogliamo la prosperità, che concretamente vuol dire la crescita, tutte cose che sono entrate nel nostro lessico, bisogna aggiungere quell'aggettivo. Cioè la prosperità sì, ma deve essere inclusiva. Cioè bisogna evitare che in questo modo di pensare l'attività economica alcuni gruppi sociali o alcuni segmenti della società vengano lasciati ai margini. Direttore Ravaglia, quando il professor Zamagni parla di prosperità inclusiva, beh, spesso alle banche è imputato di essere istituzioni confermative dell'ordine sociale esistente, poco attente all'inclusione, tendono a prestare soldi, a preferire chi ha già una posizione economica solida. Cosa può dirci riguardo questo luogo comune? Soprattutto le chiedo cosa può fare una banca per venire incontro alle necessità di inclusione delle fasce più deboli. Una banca potrebbe fare molto, in positivo e in negativo. Anche qua io devo ripetere quello che dicevo prima: bisogna che il cliente le persone devono scegliere, non tutte le banche sono uguali. Io mi rifaccio alla storia nostra, che è un po' quella che raccontava prima anche l'amico Giampiero Calzolari. Noi siamo nati per permettere l'accesso al credito da parte delle persone che non avevano accesso al credito, e noi sappiamo bene come l'accesso al credito sia un elemento di crescita economica e sociale delle persone, anche culturale addirittura. Quindi, così come siamo nati allora, noi oggi manteniamo quello spirito. Noi vogliamo dare la possibilità ai clienti che hanno meno opportunità di accedere al credito e quindi migliorare la loro posizione economica. Lo stiamo facendo ovviamente sia in termini, diciamo, ordinari nei confronti di chi ha già il merito creditizio, come diciamo noi in banca, per poter accedere al credito, ma lo facciamo con tutta una serie di iniziative territoriali, anche qui in stretta relazione con gli enti pubblici piuttosto che fondazioni private, perché insieme si può dare una risposta forte a chi non ha la possibilità di accedere al credito. Guardate che la capacità di rimborso e di far fronte alle proprie esposizioni da parte delle fasce più deboli è più forte di quelli che non hanno, sembra che non abbiano questo problema. Il tasso di insolvenza, come lo chiamiamo noi, è molto più basso. Voi sapete che anche nel mondo questo avviene. La Green Bank, che è stata la prima che si è occupata di microcredito, dimostra come gli ultimi, se vengono aiutati, devono per forza far fronte al loro impegno, perché sanno che quella è la loro ultima possibilità. Noi a Bologna operiamo assieme alla Curia con un progetto di finanza sociale a chi non riesce a pagare l'affitto, a chi non riesce a pagare le bollette, quindi a delle persone che non hanno particolari ovviamente disponibilità. Abbiamo una convenzione con Permicro, che è l'ente nazionale più importante che fa microcredito per le persone, e lo fa anche per microimprese. Ce l'abbiamo un po' in tutti i territori, sia con la città metropolitana. Quindi io credo che mettendo insieme le forze riusciamo a dare la possibilità a chi non ha, invece, teoricamente, con le normative anche che ci sono oggi in essere, che va ricordato, sono veramente stringenti e tengono poco in considerazione la persona, molto di più il patrimonio, questo è assolutamente vero, è coloro che le banche che hanno una responsabilità sociale, come credo assolutamente abbiamo noi, dobbiamo avere questa attenzione, e credo che noi l'abbiamo. Direttore, oggi la sensibilità etica è molto forte anche da parte degli investitori, da parte di chi investe il proprio denaro, che vuole essere garantito anche in riferimento alle esternalità di quegli investimenti, quindi alle ricadute sociali degli investimenti che la banca produce, quindi non solo la questione del profitto, ma anche le ricadute sociali. Come si fa a garantire un investitore a proposito di questo? Anche in questo caso, mi lasci dire,
storicamente è provato che c'è un'interessante ricerca della, di Banca Etica, che l'ha presentata prima a Londra, poi l'ha presentata anche al Parlamento italiano alla fine dello scorso anno. È uno studio dove si dimostra che i fondi etici hanno una resilienza più forte degli altri. Lo dicevamo prima, perché non hanno quella componente di rischio molto forte che hanno altre iniziative che mirano fortemente al profitto, quindi hanno un rischio più importante. Il cliente oggi è attento a questo, lo dicevamo, è molto attento. Anche in questo caso bisogna avere l'attenzione di proporre prodotti che siano coerenti con la propensione al rischio, per usare anche in questo caso un termine bancario, del cliente stesso. C'è chi vuole rischiare di più, c'è chi non vuole rischiare il patrimonio, bisogna dirglielo, non bisogna illudere il cliente, deve essere fortemente consapevole. Io vedo un dato, guardi, in questa situazione drammatica, credo che si sappia che la borsa è crollata, abbiamo delle situazioni veramente drammatiche, beh, noi abbiamo un tasso di fuga, diciamo, da parte degli investitori minimo, è quasi irrilevante. Il nostro saldo è positivo, dall'inizio dell'anno al 30 di marzo è positivo, cioè chi ha investito l'ha fatto consapevolmente, l'ha fatto mettendo a rischio una quota marginale del proprio risparmio, quindi non mettendo a rischio la sua sopravvivenza economica, come potrebbe fare qualcuno, perché noi non puntiamo a massimizzare l'utile, ma cerchiamo di diversificare. Presidente Calzolari, il professor Zamagni nel suo intervento prima ricordava l'importanza di considerare anche la condivisione di conoscenze, non solo del proprio patrimonio da parte delle grandi aziende, delle grandi imprese. Mettere il proprio know-how, la cultura del lavoro che fiorisce, che matura in azienda a disposizione della collettività. In qualche misura so che c'è più di un progetto che va in questa direzione in Granarolo, ce lo vuole raccontare? Beh sì, qui ancora una volta abbiamo cercato di interpretare il concetto di solidarietà, di cooperazione internazionale a partire dalla nostra esperienza, per cui un progetto di cui siamo particolarmente fieri, che ha avuto una vita anche lunga perché l'abbiamo seguito per circa una decina d'anni, è la realizzazione di una latteria in Tanzania. Allora è evidente che stiamo parlando di qualcosa di molto lontano di quello che può essere un nostro stabilimento, però il principio è lo stesso. Abbiamo fatto in modo che le persone si andassero in una logica di formazione, di autoformazione, hanno costituito un nucleo di allevatori associati, non è una vera e propria cooperativa perché insomma ogni paese ha le sue normative, è un'associazione di produttori, sono circa un migliaio, e pensate che un migliaio di allevatori in quel paese consegna tutti i giorni a una latteria che abbiamo contribuito a costruire circa 30 quintali di latte, che è esattamente quello che produce un neanche tanto grande allevatore della pianura padana, per capire la dimensione del problema. Però in questo modo si è creato un'attività economica, quindi quelle aziende hanno potuto percepire un reddito e quindi si è innescato un volano che consente magari a qualche famiglia di migliorare le condizioni di vita, di consentire ai figli di studiare, insomma, e soprattutto di imparare un mestiere, perché un conto è avere un animale, un conto è allevare un animale, no? Quindi la prenagione. E oggi in quella latteria si produce latte, si produce yogurt e si producono, siccome sono andati là, lo dico sempre con un sorriso, sono andati là molti volontari attraverso il CEFA, che è il nostro partner, diciamo, la ONLUS di riferimento che ci ha aiutato, anzi che ha gestito il progetto che noi abbiamo supportato, e quindi in quella latteria si fa l'asiago, la mozzarella di tipo pugliese, si fanno tutti i formaggi, un po' i formaggi italiani taroccati, però in realtà è perché c'è una maestria che i nostri volontari hanno messo a disposizione dei ragazzi lì della Tanzania, e hanno imparato a fare dei formaggi che ovviamente hanno nomi che vagheggiano un po' i nostri, non sono assolutamente compatibili, comparabili con i nostri, però mi piace pensare che ognuno ha portato quel che sapeva fare. Il Casaro Veneto ha portato l'asiago, il Casaro
magari del sud ha portato la mozzarella, la scamorza, ed è molto bello questa idea di auto emancipazione. Mi fa molto piacere sentire questa cosa che peraltro io conoscevo dell'amico Calzolari, ma questo per sottolineare il valore sociale e internazionale, mondiale della cooperazione. Loro hanno questo progetto straordinario, noi ne abbiamo un altro in Ecuador. Lo voglio dire perché ieri è uscito un articolo sul giornale che io ho qui sotto in questo momento, il cui titolo era «Sono i poveri che prendono cura della comunità in Ecuador». Probabilmente voi avete letto che ci sono morti per le strade in Ecuador. Il governo non riesce a far fronte all'epidemia, lo stanno facendo le banche di credito cooperativo, le CAIR rurali, come le chiamano loro, che il sistema delle BCC italiane ha finanziato ormai da 20 anni là in Ecuador. Una missione nostra, della nostra banca, è rientrata il 20 di febbraio, quindi appena in tempo per non essere poi prigioniera di quel paese, prigioniera ovviamente in termini sanitari, non in altro modo, della quale facevano parte amministratori, dipendenti e soci. Queste iniziative di solidarietà internazionali non sono così comuni nel resto delle imprese. Quindi il consumatore, anche in questo caso, deve scegliere, deve sapere, e per questo probabilmente la percezione che noi abbiamo di reputazione è diversa rispetto a un'azienda profit. Noi siamo aziende non profit, quindi la differenza è radicale. Noi la ringraziamo per averci sottolineato questo tema, anche di come sia importante dare fiducia alle fasce della popolazione che apparentemente sono più prive di risorse, anche alle zone, ai luoghi, ai popoli, perché in realtà poi c'è un grande ritorno anche in termini etici e di soddisfazione. Noi ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno aiutato con rappresentazioni così plastiche a parlare di responsabilità sociale di imprese. È davvero importante parlarne, perché solo così abbiamo gli strumenti per scegliere, e attraverso le nostre scelte si crea poi quell'effetto di trascinamento che porta il mercato dove vorremmo che andasse. Dunque, grazie ancora a Giampiero Calzolari, grazie a Daniele Ravaglia, grazie a tutti voi che ci avete seguiti, e vi rimandiamo alla prossima puntata. Settimana prossima. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao Daniele, arrivederci. A presto.